Pace e bene a tutti, ci ritroviamo in questo secondo giorno di esercizi spirituali che abbiamo iniziato ieri con l'intento di prendere coscienza che tante volte nella nostra vita, secondo quella bellissima espressione di Schopenhauer, il nido sta arrivando al carro. Abbiamo ogni tanto questa sensazione che qualcosa sta finendo nella vita personale, nella vita collettiva, nella vita sociale. Abbiamo questa sensazione che un mondo sta finendo, un tipo di mondo, non il mondo, un tipo di mondo. È la sensazione di questi giorni terribili della pandemia. E abbiamo scelto come luogo il cuore per capire cosa accade, come Maestro Sant'Agostino. Ieri sera ci siamo immersi in questo primo passaggio. Stasera facciamo un secondo passaggio importante, ma prima di entrare nel merito di questo discorso, volevo affidare questo nostro momento di noi che stiamo facendo questi esercizi di risurrezione, cioè questa prova a risorgere nella vita quotidiana, volevo affidare questo momento nostro, vostro, il momento delle persone che ci ascoltano, questo momento di riflessione, sotto lo sguardo amorevole di Don Giuseppe Berardelli. Lo abbiamo sentito oggi nei mezzi di comunicazione, io lo conoscevo solo per interposta persona, non direttamente, però questo sacerdote che ieri ci ha lasciato a 72 anni ci ha dato un esempio molto grande. È stato ricoverato per via del coronavirus, i suoi parrocchiani si sono subito premurati a fare una colletta per comprare un respiratore e lui, appena era lì in attesa di cominciare a migliorare, si è accorto che accanto al suo letto c'era una persona più giovane che era senza respiratore e non c'erano disponibilità di respiratori. Allora ha chiesto ai medici di toglierlo a lui e di darlo a questo più giovane, e lui ieri poi se n'è andato così nella pace del Signore. E io credo che possiamo mettere sotto il suo sguardo buono: non ha fatto niente, nessun eroismo, non ha fatto nulla. Ci ha detto però che intanto in corsia ci sono tanti ministri di Dio, sia come malati, ma che portano il conforto del Signore. E ci ha detto che la vita vale la pena spenderla, darla, come ha fatto Gesù Cristo. Lui forse poteva riuscire a sopravvivere, poteva riuscire a oltrepassare questo momento di malattia, di crisi, ma ha scelto di dare la vita come Cristo. Questa è una cosa molto bella. Sono esempi consolanti di questi giorni, come quella di tanti medici. Ecco, lasciamo che il nostro momento di riflessione sia sotto lo sguardo buono di quest'uomo, Don Giuseppe Berardelli. Di certo il Signore l'ha accolto accanto a lui, perché come lui, nel momento della croce, ha pensato agli altri. Ad Agostino stasera chiediamo: ma quando tu sei entrato dentro il tuo cuore, in questa grande fatica che hai fatto per entrare dentro il tuo cuore, in questo ritorno a casa, alla casa del tuo cuore, cosa vi hai trovato? Non esita Sant'Agostino a elencare alcune cose, soprattutto per chiarire a noi che talvolta il cuore è straziato dal peccato.
Allora lui ci racconta qualche esperienza, cinque per l'esattezza, cinque esperienze della sua vita. Agostino è un grande, grandissimo teologo, è un grande, grandissimo filosofo, è un grande psicologo, perché pochi come lui sono riusciti a scendere nell'intimità dello spirito umano. È un grande, come si suole dire oggi, però è sempre frutto, la sua grandezza, la sua dottrina è frutto dell'esperienza. Lui non racconta per sentito dire, non parla per sentito dire, parla perché ha toccato con mano. Allora, quando sei sceso dentro il tuo cuore, cosa hai trovato? La prima realtà che ci presenta Agostino è l'orgoglio e la superbia. Il cuore dell'uomo, il cuore di Agostino, era un cuore straziato, dilaniato dall'orgoglio e dalla superbia, che diventa tante volte suscettibilità, che diventa presunzione, che diventa autosufficienza. Quanta sofferenza dentro di noi, nella nostra vita, per considerarci primi, migliori, diversi nel senso negativo dagli altri. Quante volte tutto questo si fa arroganza e talvolta diventa anche prepotenza. Ma ascoltiamo Agostino. Dominato dal vano desiderio di eccellere, spesso carpivo arbitrariamente la vittoria con la frode. Eppure nulla ero così restio a sopportare e nulla redarguivo così aspramente negli altri se li sorprendevo, come ciò che facevo loro, mentre se ero io ad essere sorpreso e redarguito, preferivo infierire piuttosto che cedere. Carpivo la vittoria con la frode. Cercavo di spuntarla. Agostino frequentava anche il foro, cioè frequentava il tribunale, cercava di spuntarla, di vincerla, nella discussione, nel duello con l'altro, anche con la frode. Cioè non sempre in maniera limpida, purché lui non soccombeva. E attenzione, perché l'analisi è profonda. Quando vedevo questo atteggiamento negli altri, non riuscivo a sopportarlo e lo redarguivo con forza, cioè mi arrabbiavo. Quando gli altri lo facevano notare a me, cominciavo a infierire, cominciavo a dargli addosso per non cedere. Veramente, questa prima visita al cuore di Agostino e al cuore di ogni uomo ci fa capire quanto terribile è l'orgoglio e la superbia quando si annida dentro il nostro cuore e ci toglie la pace. Diventa presunzione, diventa arroganza, diventa supponenza. Anche qui, però, insieme ad Agostino, mi piace portare una testimonianza di questi giorni tanto bella. Mi sono documentato cercando chi potevo conoscere, ho parecchi amici in quella zona dove questo medico, dopo aver letto questa intervista, dopo aver letto questa dichiarazione, più che intervista, mi sono incuriosito. Mi hanno detto che non è una fake news, è la verità. Questo medico dice che in corsia ormai non si ragiona più, è come una catena di montaggio, arrivano persone, poi escono morti, poi entra gente in pericolo e sappiamo a quale tensione sono sottoposti i sanitari. Io e i miei colleghi, dice, avevamo da buone persone di scienza visto, pensato e sempre discusso che Dio nella nostra vita, per essere dei medici buoni, non doveva starci. Ebbene, in questi giorni un sacerdote, un altro, 75enne, che ora ci ha lasciato, pur essendo in uno stato talvolta anche impossibilitato a respirare con molta autonomia, andava nei letti degli ammalati, soprattutto dei moribondi, e gli stringeva la mano. Vedendo questa scena, il mio cuore per un attimo si è illuminato. Ho capito che come scienza eravamo in ginocchio, dovevamo arrenderci. Lì finiva il nostro compito, perché iniziava il compito di Dio.
Ora io resto in corsia. Non so se riuscirò a sopravvivere, ma sono felice d'aver incontrato il Signore. Ecco, fratelli e sorelle, quando il cuore viene liberato dall'arroganza, dalla supponenza, anche quella scientifica, diventa un cuore umile e buono e incontra il Signore. Questa è la prima malattia che Agostino trova dentro di sé: orgoglio e superbia, arroganza, supponenza. Ma non si ferma, va oltre. Vediamo la seconda piaga che colpisce il cuore d'Agostino e di ogni uomo. Lui paragona il suo cuore al palato, non un paragone molto ardito, però bello, perché dice: il mio cuore era come il gusto, avevo gusto di alcune cose, di altre cose sentivo la mancanza, ma non avevo gusto. Chi ha provato qualche volta, per, a causa di medicine o altro, a perdere il gusto, e sa bene che cosa vuol dire mangiare un cibo e non trovare gusto, e sa bene cosa vuol dire poi invece poter gustare veramente una pietanza. Ascoltiamo Agostino. Avevo dentro di me un appetito insensibile al cibo interiore, a te Dio mio, e quell'appetito che mi affamava, bensì era senza desiderio di cibi incorruttibili, non già per esserne pieno, anzi quanto più ne ero digiuno tanto più ne ero nauseato, malattia dell'anima mia, coperto di piaghe mi gettavo all'esterno con bramosia di sfregarmi miserabilmente a contatto solo delle cose sensibili. Il cuore è malato quando non ha la sensibilità per le cose spirituali. Il cuore è malato quando perde il gusto delle cose invisibili. In questi giorni tante cose ci sono tolte, quante cose ci sono tolte. E quanto gusto dobbiamo riprendere alle cose invisibili, agli affetti, a Dio, alla preghiera, al rispetto per l'altro, all'attenzione. Noi che siamo affamati e presi solo dalle cose visibili, noi che siamo convinti che il mondo sia fondato solo sulle cose che si vedono, noi che giochiamo la vita per l'automobile, per quello che si tocca, per quello che si può percepire, e tutto ciò che è invisibile ci sembra talvolta inutile e superfluo. Ecco, il mio cuore, dice Agostino, era malato. Malato perché? Perché ero digiuno delle cose spirituali e però non ne sentivo il gusto, non ci provavo piacere, non ci provavo passione, non ne sentivo il desiderio di mangiarle. Povera anima mia, malattia dell'anima mia. Ecco, forse dovremmo interrogarci: quanto io sento fame delle cose che non si vedono? Quanto invece sento fame solo delle cose che si vedono. E poi il terzo passo. Ascoltiamolo prima questa volta e comprenderemo da quello che dice qual è la terza malattia che trova dentro il suo cuore. Fui amato. Raggiunsi di soppiatto il nodo del piacere. Mi avvinsi giocosamente con i suoi dolorosi legami. Ma per subire poi i colpi dei flagelli arroventati della gelosia, dei sospetti, dei timori, dei furori, dei litigi. Di che malattia si tratta? Il possesso. Il possesso. Quando si ha paura di perdere qualcosa o qualcuno, ci si difende possedendo. E Agostino dice che questo possesso lo stava asfissiando, gli stava togliendo il respiro. Per
Perché ogni volta che si confonde l'attaccamento con l'amore, l'amore libera, l'attaccamento imprigiona. Allora, quando tu nei confronti di qualcosa, ma di una persona, di un amico, di un figlio, di una moglie, di un fidanzato, di una fidanzata, oppure di un lavoro, ti attacchi, lo possiedi, lo conduci alla morte, lo distruggi, gli togli il respiro, lo fai morire e tu muori con lui. L'attaccamento e il possesso sono il contrario dell'amore. E Agostino lo denunzia perché lo trova dentro di sé. Ci sono pagine bellissime, non abbiamo nel tempo né modo di poterle leggere, ma nelle sue opere si dilunga su questa dinamica, tanto nefasta e tanto pericolosa. Ho letto una volta la storia di un buddista, di un monaco, che si era fatto lui il suo Buddha, cioè si era costruito la sua statuetta. Poi andò in monastero. E sapete che nel monastero buddista ci sono tante immagini di Buddha, ogni monaco ha la sua immagine. Bene, lui si era scolpito questo Buddha così bene che voleva che quello fosse il suo e basta. E quando bruciava l'incenso davanti a questa statua, gli venne il dubbio che ad onorarlo erano anche le altre statue. E allora così non andava, perché il suo incenso era per il suo Buddha. Allora prese un imbuto e lo mise al contrario, così lui bruciava l'incenso sotto l'imbuto e dalla punta dell'imbuto usciva e andava solo nel viso del suo Buddha. Un giorno però alzò gli occhi e vide che il suo Buddha era tutto nero e si era cominciato a bruciare nel viso. Il tentativo di possederlo l'aveva portato a distruggerlo. Il tentativo di averlo solo per sé e di far sì che il suo incenso andasse solo a lui, lo aveva bruciato. Quante relazioni, quante situazioni bruciate per questa malattia dell'animo, possedere, per questa malattia del cuore, possedere. Ed ora una quarta malattia che Agostino trova. Soffrire è un diritto del cuore. Non bisogna privare nessuno di questo diritto. Tutti abbiamo diritto di soffrire. Si soffre qualcosa che non c'è. Io ho conosciuto e conosco persone che per aver fatto alcune esperienze di mancanza, non soltanto in termini di lutto, ma di mancanza a 360 gradi, quell'esperienza, quella cosa è rimasta così forte che ha segnato per sempre la propria vita. Conoscevo un signore che in un incidente di lavoro ha perso un dito. La sua vita, dopo un po', ruotava sempre, solo e per sempre, attorno a quel dito che non aveva più. Soffrire è un diritto, ma c'è un momento nel quale il dolore diventa malefico, toglie il respiro, non aiuta più. Ascoltiamo come Agostino descrive questo dolore nella perdita dell'amico. Chi conosce o chi ha letto le Confessioni, forse il più celebre dei libri di Agostino, sa che racconta di due perdite importanti, ma quanta differenza c'è: la perdita dell'amico prima della conversione, la perdita della madre. Lui indaga i sentimenti più intimi del cuore. A proposito dell'amico dice: l'angoscia avviluppò di tenebre il mio cuore, ogni oggetto su cui posavo lo sguardo era morte, era per me un tormento la mia patria, la casa paterna un'infelicità straordinaria, tutte le cose che avevo avuto in comune con lui la sua assenza li aveva trasformate in uno strazio invano. I miei occhi se lo aspettavano dovunque, senza incontrarlo. Odiavo il mondo intero perché non lo possedeva e non poteva più dirmi: ecco, verrà, come durante le sue assenze in vita. Chiedevo alla mia anima perché fosse triste e perché mi conturbasse tanto,
ma non sapeva dargli alcuna risposta. Se le dicevo spera in Dio, ha ragione, non mi ubbidiva, poiché l'uomo carissimo che avevo perduto era più reale e buono del fantasma in cui era sollecitata a sperare. Soltanto le lacrime mi erano dolci e prese il posto del mio amico tra i conforti del mio spirito. E poi continua più avanti: dove il mio cuore poteva fuggire dal mio cuore? Dove io fuggire da me stesso senza inseguirmi? Ecco, c'è un momento nel quale l'assenza, la mancanza, un'esperienza nella vita, un lutto, oltrepassa una soglia e diventa strazio del cuore e non ti fa guarire più. Poi Agostino lo dirà: perché beato colui che cerca tutti in te, perché non perde mai nessuno chi li cerca in te, che sei colui che non può perdere mai. Beato colui che sa trovare tutto in te. Ecco, quest'altra malattia è importante, e scavare per vedere se abbiamo esperienze, situazioni che dentro il nostro cuore sono rimaste così irrisolte, piaghe che ancora sanguinano, ferite che non si sono rimarginate, esperienze che ci hanno segnato e ancora oggi crocifiggono la nostra vita. Proviamoci. Non è difficile. Basta entrare con sincerità, con umiltà nel cuore e con la grazia di Dio. Ed ecco un altro passo. Nel cuore trova Agostino, nel suo cuore, il calcolo. Calcolavo tutto e tentavo di trarre da tutto e da tutti il maggior profitto. Mi era più dolce sapere che avevo ottenuto risultati che non sapere che avevo amato. Terribile. Calcolavo tutto, volevo il profitto. Oggi lo chiameremmo opportunismo, oggi lo chiameremmo materialismo anche. Il suo cuore era diventato un calcolatore. Contavano i risultati, non contava se amavo o non amavo. Questa è un'altra piaga grande del cuore dell'uomo. Leggere le relazioni, leggere le persone, leggere gli eventi, leggere i fatti con una logica da calcolatore. Di chi dice ma che me ne viene? Quante volte non abbiamo sentito tutti quell'espressione angosciante, per certi versi diabolica: chi te lo fa fare? Ma chi ci ricavi? Ma perché lo fai? Ecco, questa è una logica malevola, questa è una logica che avvelena il cuore, questa è una realtà che toglie il respiro, questa è una modalità malata di vivere. Non si può vivere calcolando. Bisogna vivere donando, bisogna vivere senza guardare, come il seminatore del Vangelo che fa cadere il suo seme anche sulla roccia, anche se sa che sulla roccia lo spunterà, ma lo fa cadere ugualmente. Una misura larga, pigiata, scossa e traboccante, dice Gesù. Abbondante. L'amore non può essere calcolato. Se Don Giuseppe avesse calcolato, chi me lo fa fare? Perché non mi devo godere questi altri 3, 4, 5 anni di vita che il Signore mi riserva? Chi me lo fa fare? Chissà cosa è passato nel cuore di questo sacerdote quando ieri ha chiamato il medico e gli ha detto: toglietemi il respiratore. E forse non ha potuto neanche completare la frase nel dire: datelo a chi è accanto. Però questa esperienza ha generato vita, non è stata un calcolo. È commovente sentire descritto come la sua parrocchia, era arciprete di un paese di media grandezza nel Bergamasco, come la sua parrocchia l'ha salutato, non potendo celebrare neanche un funerale, non potendo neanche rendere l'ultimo omaggio al proprio parroco che hanno visto partire, che quasi stava benino e non era in quelle condizioni. Hanno deciso, come hanno fatto altre volte anche con i medici in questi giorni, di uscire tutti i balconi e per lunghissimi minuti di applaudire. Quando non si calcola,
Quando si dona si genera vita, si genera esempio, si genera speranza. Agostino si rende conto, calcolavo tutto, contavano più i risultati che non l'amore. E questo è diabolico. Infine, l'ultima delle malattie che Agostino analizza, volendo fare tanta sintesi naturalmente, l'instabilità. Lui scrive, era un continuo mutar di sentimenti che mi sballottavano il cuore da una parte e dall'altra. Un giorno ero triste, un giorno ero felice, un giorno desideravo una cosa, un giorno ne desideravo un'altra. Il mio cuore non aveva quella quiete e quella pace che appartiene alle profondità del mare. Mi sentivo sballottato, ondivo, così dice in italiano, come le onde. E quante volte abbiamo fatto esperienza di questi entusiasmi che crescono, che sembra debbano prendere a pugni tutto, e poi dopo un mese, due mesi, nelle amicizie, nelle relazioni, negli impegni, nel volontariato, sfumano e ti trovi con niente. Un cuore instabile. Lessi una volta una preghiera tanto bella che ritengo possiamo ripetere, più che una preghiera, un'espressione. Liberami, Signore, dall'instabilità del cuore. Al tuo servo dona un cuore costante. Quando Dante Alighieri finisce il suo viaggio, arriva al paradiso tramite San Bernardo, che prega la Madonna, vede la Trinità, e poi San Bernardo dice alla Madonna a favore di Dante questa espressione: vinca tua guardia i movimenti umani, che tradotto significa: Vergine Santissima, proteggilo, perché ora lui deve ricordare questa esperienza e gli uomini sono per natura volubili, ondivaghi. Vinca tua guardia i movimenti umani, dagli una stabilità del cuore, dagli una costanza. Se sarete fedeli fino alla morte, dice Gesù, io vi darò la corona della vita. Liberarsi dall'instabilità del cuore, dagli sbalzi che ci distruggono, sono un po' come quelli della temperatura, ci fanno perdere la salute, gli sbalzi della temperatura, e anche gli sbalzi del cuore ci fanno perdere la pace dell'animo, equivale a guarire di un'altra delle malattie che Agostino trova dentro di sé. Ed allora, di nuovo stasera, sebbene lo abbiamo già fatto, diamo la parola conclusiva a questo grande santo, discepolo del grande Sant'Ambrogio. Che doglie per questo parto del mio cuore, che gemiti, Dio mio, e lì a mia insaputa eri tu ad ascoltarli. Quando tacito mi tendevo nello sforzo della ricerca, erano alte le grida che salivano verso la tua misericordia, i silenziosi spasimi del mio spirito. Tu conoscevi la mia sofferenza, degli uomini nessuno. Che doglie per il parto del mio cuore, che gemiti, Dio mio.